Il Ministero dell'Interno ha emanato le direttive in merito alle misure di vigilanza a protezione degli obiettivi sensibili. Per gli aspetti legati al controllo di sicurezza dei rifugiati, il Governo ha attivato tutti i meccanismi nazionali e di coordinamento internazionale per monitorare le potenziali minacce. Il deterioramento delle relazioni tra Russia, Unione Europea e la NATO ha reso ancora più aggressiva la postura di Mosca verso l'Occidente in ambito cibernetico e di disinformazione. La Russia infatti ha accentuato le sue attività ostili nei confronti dei paesi dell'Unione Europea e della NATO con l'intento di minare la nostra coesione e capacità di risposta. È stato da noi attivato un apposito nucleo per la cybersicurezza per condividere le informazioni raccolte e al suo interno è stato istituito un tavolo permanente dedicato alla crisi in atto. E voglio ringraziare il Ministro dell'Interno Lamorgese, il Sottosegretario Gabrielli e tutte le forze dell'ordine per il loro lavoro a difesa dei cittadini.